cominciare a utilizzare l'immagine, il movimento fissa, come supporto per lavori di gruppo, dinamiche di gruppo e così via, ma implica anche una sorta di pedagogia preparatoria. Normalmente siamo abituati, ormai da insomma almeno 30 anni, a saper decodificare le immagini immediatamente. Già vediamo nella fotografia, nella singola fotografia, la possibilità evocatrice molto forte che ha, ospita le proiezioni, può, unita a didascalie, diventare una sorta di discorso. Nello stesso tempo, lavorando proprio con questo potenziale evocativo barra narrativo dell'immagine, possiamo articolare dei lavori di gruppo che entrano dentro questo potenziale narrativo. Qui ci aiuta la metafora produttiva, professionale di alcune metodologie. Salta subito ovviamente alla mente l'equipe produttiva cinematografica. Ma in un angolino della mente può tornare utile riandare a quello che è stato un momento molto creativo e anche direi divertente della cultura dell'immagine italiana. Italiana perché? Perché vorrei fare un piccolo accenno al fotoromanzo, che è un'invenzione italiana. Il fotoromanzo è nato come cinema dei poveri, nella sua struttura che richiama un po' il fumetto, un po' il montaggio delle immagini, delle inquadrature cinematografiche all'inizio, perché di televisione non se ne parlava, la televisione era vista nei bar, tutto il quartiere o il paese si riuniva al bar a vedere il musichiere e così via. Ma il fotoromanzo è stato un momento molto importante, una sorta di palestra e, grazie al cielo, anche di foraggiamento economico per alcuni grandi autori del cinema, da Fellini, Zavattini, Damiano Damiani nasce come regista dei fotoromanzi. Ma cos'era il fotoromanzo? Praticamente un insieme di fotografie evocative, fotografie che permettevano di entrare dentro una storia, identificarsi nei personaggi e vivere qualcosa che non appartiene alla propria esistenza quotidiana. Tutto questo è evidentemente importante poterlo calare in situazioni di gruppo dove è possibile in questo modo far sperimentare dimensioni relazionali, regole relazionali diverse, oltretutto in una situazione di produzione creativa che passa da uno stato, tra virgolette, di succube di fruizione dell'immagine a entrare dentro la produzione, la sperimentazione, il rischiare di essere creativi insieme.